Sostanzialmente, sicuramente i dati che oggi vi ho fatto vedere sono dati molto buoni. Abbiamo imboccato la curva di discesa con decisione, ci aspettiamo che questo prosegua nelle prossime settimane. Il fatto che ci sia un miglioramento della situazione epidemiologica, però su questo voglio essere molto chiaro, assolutamente non deve consentirci di immaginare che già da oggi si possa avere un liberi tutti. Anche se abbiamo cominciato a calare, il numero di positivi che c'è in giro è ancora molto alto e non possiamo allentare la guardia. Mi rivolgo soprattutto ai nostri concittadini che stanno rispettando in maniera direi molto buona, quasi ferrea, tutte le indicazioni sul distanziamento sociale, sul contenimento dell'umidità. È troppo presto adesso per immaginare di poter riprendere la nostra vita di tutti i giorni come era quest'estate, forse come alcune cose che sono successe quest'estate non potremo permettercele ancora per un bel po' di tempo. Ripeto, siamo nella fase discendente della curva, il merito è sicuramente di quello che stiamo facendo, ma anche di questo lockdown parziale che è stato fatto nelle ultime settimane. Dobbiamo, io penso, avere pazienza ancora almeno fino a dopo Natale, poi sicuramente il governo farà qualche rallentamento per allentamento delle misure per le feste natalizie, perché ricominciare adesso una salita della curva con così tanti positivi ancora in giro potrebbe avere effetti devastanti e soprattutto sull'invisione di una terza ondata. Per quanto riguarda l'azienda, non abbiamo in programma questa settimana particolari interventi, perché sostanzialmente non ce n'è bisogno, data la diminuzione dei casi, della casistica, però non abbiamo nessuna intenzione di incominciare a smantellare tutto quello che abbiamo messo in piedi. Quindi i reparti Covid, il trasferimento delle chirurgie, le CRA Covid, i Covid Hotel rimangono assolutamente come sono e lo rimarranno sicuramente per tutto il mese di dicembre. Poi vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane in termini di contagi. Ridò ancora una volta questo messaggio. Bene, bene, i casi stanno scendendo, ma proprio per questo motivo noi adesso dobbiamo continuare a tenere il massimo livello di attenzione.